Direttore, è l'inizio di una importante collaborazione fra prestigiose istituzioni culturali italiane, soprattutto nel settore della ricerca. Certamente, e come ho detto, questa mostra nasce da due considerazioni chiave. Innanzitutto un radicamento nel territorio. L'Italia ha l'onore e l'onere di custodire questa collezione che italiana non è, ma l'Egitto è presente nel nostro paese da 2000 anni e adesso lo rendiamo evidente collaborando con le massime istituzioni archeologiche del paese. Vi è un'archeologia egizia in Italia e questa mostra comincia a rifarcela a scoprire e soprattutto è il primo percorso di ricerca, perché le mostre non possono essere disgiunte dalla ricerca, sulla ricezione dell'Egitto nei secoli. Partiamo da Pompei, come era giusto che fosse, perché è il primo elemento in cui l'Egitto è presente in questo modo, e arriveremo fino all'età contemporanea, passando tutti i vari passaggi della storia, ricordando che l'Egitto da più di 2000 anni continua a influenzare il nostro paese. Ecco, però l'Egizio è anche impegnato in una ricerca sul proprio patrimonio, su quello che il pubblico non ha ancora potuto vedere. Certo, infatti, come ho detto, ci sono delle linee guida che sono le linee guida che sottendono anche il nuovo allestimento, che sono innanzitutto l'archeologia, la ricezione, la metastoria, la prosopografia e la cultura materiale. Bene, queste linee guida, che sono già visibili nell'allestimento permanente, guideranno anche i 5 percorsi di mostre, le 5 tipologie di mostre che noi vogliamo sviluppare in un prossimo futuro. In collaborazione con il Rijksmuseum van Oudheden di Leiden e l'Università di Leiden scaviamo nella necropoli sud di Saqqara, circa 200 metri a sud della piramide a gradoni di Djoser.